Ora portare questo brevissimo saluto dopo Anna Mieli perché ha detto quello che ho sempre pensato anch'io. L'alluvione non finisce mai, ma non solo quella del 66. La serie delle alluvioni dal 1177. Vi dico solo un aneddoto, qualcuno, credo tutti noi, voi sapete che Renzi si è messo a fare il cineasta, quindi ha girato Firenze per raccontare la sua Firenze che conosce abbastanza poco, perché nessun sindaco ha mai il tempo per conoscere la città. È venuto in Santa Croce, dopo 2 mesi che io gli dicevo, prima di venire a fare riprese, di venire a fare un sopralluogo. Sembrava scontato, perché ci è venuto tante volte, è affezionato al posto. Quando arriva alle 6 di mattina, si presenta e fa, ma qui è cambiato tutto. Dico, sono 2 mesi che dico di venire a fare il sopralluogo, perché Firenze cambia, cambiano le prospettive, la messa in sicurezza delle opere lui non sapeva che era stata fatta, quindi cercava il crocifisso di Cimabue e non l'ha trovato, cercava questo e non lo trovava e non sapeva soprattutto quante alluvioni c'erano state a Firenze. E la famosa asta, Giorgio, quella famosa, come la chiamavo, l'esondometro. Cioè un'asta consegnati i livelli delle alluvioni fino al livello massimo che è quello del 66, no? Quando lui ha guardato quest'asta ha cominciato a riflettere e ha detto, a me hanno sempre detto che io sono il primo sindaco nato dopo l'alluvione. E dico, questa è la memoria della città, ogni sindaco è nato dopo un'alluvione. Se ci si ricordasse questo, forse si potrebbe fare quello che era stato il suggerimento di Franco Gabrielli, preoccuparsi per non preoccuparsi al momento poi dell'emergenza. Allora, anch'io sono un testimone del dopo alluvione, cioè nell'alluvione ero già nato, ovviamente, credo che si intuisca, però quello che noi ci siamo trovati a ereditare è il dopo alluvione, quindi come diceva la Mieli, noi ancora abbiamo le opere disperse, le opere orfane, qualcuno ovviamente sa che noi abbiamo tutta la macchina vasariana ancora a Poggio Caiano, no? Chiusa in scatoloni che sembrano veramente l'ibernazione dei corpi in attesa chissà quale evento salvifico. Quindi fare i conti col dopo alluvione non è soltanto fare i conti con dopo il 66, ma fare i conti con la città di Firenze, quindi con le vicinanze dell'Arno. E dico sempre che è sempre stato anche un aneddoto molto significativo che andrebbe raccontato, come la Biblioteca Nazionale viene costruita accanto a Santa Croce perché vicino all'Arno, perché nel 1905 aveva preso fuoco la Biblioteca Nazionale di Torino perché è troppo lontana dal fiume. No, ma sono cose anche divertenti che dovrebbero diventare il fondamento scientifico del ripensare a questo. Allora, detto questo, e qui concludo, le opere messe in sicurezza in Santa Croce da cosa nascono? Dalla famosa simulazione fatta per il quarantennale, dove io assistevo, arrivato da poco a Santa Croce, alla piazza piena di mezzi di soccorso solo per Santa Croce. Con decine e decine di volontari e tonnellate di sacchetti di sabbia messi davanti all'entrata grande del chiostro, tipo guerra 15-18. Questa era la prevenzione degli anni 2000, questo è il livello tecnico della prevenzione. Grazie a quella simulazione, se detto così, non può essere immaginata una messa in sicurezza, per cui si è cominciato a fare quell'operazione che oggi ha demusealizzato. Sono contento che sia andata via la Cristina Cidini, perché ce l'ha sempre avuta con me quando io parlavo di demusealizzazione, ma in un senso di prevenzione. L'unica possibilità per salvare un luogo che ha quella altezza rispetto all'Arno era togliere le opere, quindi cancellare il museo. Cancellare il museo ha significato salvare le opere. Quindi queste sono semplicemente delle testimonianze che poi speriamo di far convergere in questo centro di documentazione, perché credo che ci sia molto da raccontare, dove anche questi aneddoti sottolineano, sono degli evidenziatori di quelli che poi sono ragionamenti che si fanno in sede scientifica. Quindi mi fa piacere vedervi, mi fa piacere vedervi in questa sede vicina a quella che poi dopo andremo a vedere, quindi grazie a tutti.